Salve a tutti, bentornati su Polvere e Fumetti e bentornati alla vostra forse rubrica preferita dove dovete diventare ogni settimana più povero della precedente. Dopo la bomba di settimana scorsa, qualcosina è arrivato anche questa settimana, però mi sono dato un minimo di contegno. Come al solito, se voleste recuperare qualcuno di questi fumetti potete farlo qua sotto in descrizione per poterlo fare appunto su Amazon. Ci sono anche sempre i link per i miei social tra le altre cose, oppure sempre in descrizione ci sono anche gli indirizzi per la nerderia di Pavia, dove trovate non solo questi bei fumetti freschi, ma trovate delle brutte facce. Se vi capita di fare un giro potreste forse vederne di veramente brutte. Cominciamo con i manghi. Ci sono due o tre cosine interessanti. La prima è un recupero, è un numero che mi sono accorto essere uscito un po' di tempo fa e ho detto boh, devo assolutamente recuperarlo, perché il primo mi era piaciuto veramente un sacco, una roba veramente di una tamarraggine, di un'ignoranza mostruosa, ed è il secondo volume di Oni Goroshi, eccolo qui, di Masamichi Kawabe, penso sia l'autore completo, sì, Masamichi Kawabe. È pubblicato da Ikari al prezzo di 7,50€. È una roba che a me è piaciuta un bordello, perché è la storia di questo povero cristiano che viene, come dire, vessato dalla Yakuza, da questi Yakuza tutti quanti con delle maschere da yokai giapponesi, a cui viene letteralmente uccisa la famiglia davanti agli occhi. Lui viene mandato in coma per diversi anni, quasi una trentina se non mi ricordo male. Quando si risveglia, inizialmente non si ricorda niente, quando poi si ripiglia e riprende anche la memoria, non ce n'è per nessuno, diventa un autentico macellaio e va a cercarsi appunto tutti questi Yakuza che appunto lo hanno letteralmente rovinato. A me fa impazzire perché è una roba veramente tamarrissima, una roba super divertente, violentissima, ignorantissima, e il primo numero appunto mi era piaciuto veramente tanto. Allora ho detto vediamo un po' almeno com'è questo secondo volume prima di capire un po' se vale la pena portarlo avanti, visto che comunque è una serie che è attualmente in corso di pubblicazione anche in Giappone, se non sbaglio, conta già una decina di numeri all'attivo, anche lì se non ricordo male. Giusto per farmi un'idea, per farmi un pochino i conti in tasca da solo, per vedere appunto se vale la pena portarlo avanti. Ripeto, è divertentissimo, poi lui è tipo John Wick con le palle ancora più girate, veramente, è una roba mostruosa, mi fa spaccare quasi dal ridere per questo fumetto qua, da tanto che fa, è assurdo, fa il giro e diventa bello, proprio come Record of Ragnarok, mi danno esattamente lo stesso tipo di vibes. Poi Star Comics ha pubblicato finalmente anche l'ottavo numero di Kaiju Number 8, prezzo di 5,50€, anche questo ha subito un po' il rimpolpo di prezzi dell'editore. Devo ancora farmi un'idea su cosa fare con Kaiju Number 8, perché mi piace, sì, è divertente, è la classica shonenata senza troppe pretese. Però è proprio questo fondamentalmente, i presupposti inizialmente erano che fosse veramente una roba, una vera bomba, diciamo un nuovo fenomeno. Devo dire che in realtà mi sta un po'... Non mi lascia proprio niente, devo essere proprio sincero. I primi numeri mi avevano un po' incuriosito, anzi i primi due erano stati una lettura abbastanza interessante. Stiamo andando, non lo so, Non mi viene neanche più quasi la voglia di scoprire un po' cosa c'è dietro, cosa ne sarà dei nostri protagonisti, le situazioni, anche quelle più climatiche, ecco, comincio a sentirle veramente poco. Lo dico con dispiacere, perché ripeto, ci avevo riposto grandissime speranze in questa serie, un po' in questa mia ottica di volermi un po' recuperare qualche manga, qualche cosa di interessante in questo periodo, in questi ultimi anni. Devo dire che appunto questo mi sta un po' stufacchiando, devo essere sincero, magari sono arrivato a essere saturo ormai anche di queste cose. Ultima roba per quanto riguarda i manga è lo spin-off riproposto nell'edizione Ultimate Deluxe Edition, ovviamente, di 20th Century Boys, i due mangaka, la raccolta delle opere di Ujiko Ujio, che sono appunto questo duo di autori, di due mangaka che abbiamo visto proprio anche nella serie di... oddio, che non volevo... di Naoki Urasawa, volevo evitare di leggerlo, volevo farmi venire in mente, ma l'Alzheimer comincia a colpire.
E si tratta letteralmente appunto dei fumetti creati da questi due mangaka, da questi due autori, durante appunto il corso di 20th Century Boys. Li vediamo anche proprio presenti attivamente nel corso proprio della storia. Eccoli qui, che si fanno riprendere. E poi appunto proseguono nel loro lavoro. Tra l'altro ho scoperto di recente che appunto Ujiko Ujio è un nome che ricorda molto Fujiko Fujio, se non mi ricordo male, non vorrei dire una vaccata, che è l'autore dietro cui si nasconde, uno pseudonimo dietro cui si nasconde l'autore di Doraemon, se non mi ricordo male. Una bella citazione, una roba molto molto interessante, molto molto carina, di un po', se vogliamo, metanarrativa, un po' come ci ci ha abituato, no, Kurosawa nel corso dei suoi titoli. A omaggiare un po' quelli che sono stati i suoi mentori, da Otomo e compagnia bella, a credo proprio anche Tezuka, sì, Atom, insomma, scusatemi, Pluto è letteralmente una lettera d'amore di Urasawa proprio a Osamu Tezuka. E sono molto curioso appunto di vedere un po' di che cosa si tratta di questo manga appunto creato da questi due autori. Faccio vedere ancora qualche pagina, sempre in alternanza tra la loro storia. Devo capire ancora se è postuma oppure, come dire, in concomitanza con gli eventi di 20th Century Boys. Tra l'altro ho finito di leggere qualche giorno fa, uno spettacolo, veramente. Mi ha fatto impazzire, confermo che mi è piaciuto molto più rispetto a Monster, e già Monster mi era piaciuto abbastanza. Ultima roba, poi bello bello bello, insomma, che questo non vedo l'ora di leggerlo. Sono contentissimo di essermi recuperato per questa occasione 20th Century Boys, perché è stata veramente per me un'occasione di coprire un po' questo buco nella mia, come dire, esperienza di lettore. Contentissimo di averlo fatto con questa bellissima edizione fatta da Panini, veramente molto molto bella, mi è piaciuta molto. È stato contento, ripeto, di recuperarmi questo bel fumettone in questo formato. A differenza dei numeri precedenti dell'Axe appunto di 20th Century Boys, che costavano 14,90€, questo invece ne costa 10,90€, perché ovviamente, come potrete ben vedere, le pagine sono decisamente molte molte meno rispetto ai balenotteri già pubblicati appunto da Panini. Passando all'America, è uscito soltanto un numero spillato, un numero di Spider-Man, numero 19, con all'interno ancora, mamma mia che bellezza, un passaggio di Dark Web, questa storia tra l'altro con i disegni di Ed McGuinness. Beh, potrebbe essere una cosa interessante da leggere, che appunto è questo crossover tra virgolette fra il mondo di Spider-Man e ovviamente tutta una serie di comprimari, non solo quelli più positivi, e ovviamente il mondo degli X-Men, in quanto la regina dei Goblin, Madeline Pryor, questa versione alternativa di Jean Grey, ha stretto questo patto con Ben Reilly, se non mi ricordo male, che è diventato questo Chasm, questa specie di nuovo simbionte, sembra una nuova creatura simbiotica, portando letteralmente l'inferno sulla Terra. Non è che mi stia particolarmente entusiasmando, devo essere sincero. Tra l'altro non posso neanche dire che non vedo l'ora che si prosegua un po' con la serie di Spider-Man post Dark Web, perché mi sono un po' spoilerato leggendomi i numeri americani e un po' di notizie, un po' di spoiler, ciò che succederà nei prossimi numeri. Verrà svelato un po' tutto quello che è successo a Peter Parker, come mai il suo rapporto con Mary Jane si è deteriorato a tal punto, tanto che lei si è rifatta quasi letteralmente una famiglia appunto nel corso di questo periodo di tempo. E non è che mi sia entusiasmato particolarmente, devo dire la verità, e questa è una cosa che mi fa un po' male, perché il nuovo ciclo di Zeb Wells disegnato da John Romita Jr. mi è piaciuto veramente un sacco, almeno fino a qualche numero fa, fino a scoprire appunto cosa ne è stato un po' della nostra coppia preferita praticamente del mondo dei fumetti, e soprattutto qual è stato il danno che ha combinato Peter, ecco, e poi quello che poi succederà ulteriormente successivamente a un personaggio in particolare. Non lo so, non capisco dove vogliono andare a parare, non capisco cosa si voglia fare. Qualche sospetto ce l'ho, mi sono fatto un po' viziare dal video che ha fatto il tizio qualunque.
spero proprio che così non sia, veramente. Spero proprio che non si vada in quella direzione. Se non temete gli spoiler, andatevi un po' a cercare informazioni varie o andatevi direttamente a vedere il video del tizio qualunque. Ma non lo so, ripeto, ero veramente molto molto gasato del fatto che si riportasse un po' Spider-Man e tutto il suo entourage a queste atmosfere molto più urbane, molto più fondamentalmente classiche, ecco, dell'Uomo Ragno, complice anche il ritorno di John Romita Jr. alle matite. Però non lo so, non sono più così tanto convinto, vedremo un po', non voglio essere proprio troppo affrettato, voglio leggermi un po' tutte le varie, tutto quello che succederà per evitare appunto di lanciarmi troppo in cose, dare giudizi, ecco, non mi vengono le parole ogni tanto, prima di aver letto appunto le storie in questione. Poi, per quanto riguarda invece Panini DC, è uscito il nuovo e 14° volume di uno dei miei fumetti preferiti, veramente, dell'ultimo periodo, che è ovviamente Fables di Bill Willingham e Mark Buckingham. Questo 14° numero raccoglie i numeri dall'86 al 93 e costa 19 euro, come ormai ci ha abituato Panini con appunto questi formati. Stiamo vedendo un po' come si sta muovendo il mondo delle favole, in particolare le favole che abitano a New York, in quanto dopo il combattimento truculentissimo contro l'avversario, ecco, siamo arrivati un po' a un punto con quello che era l'antagonista principale appunto della storia di Fables. Ecco, qua si apre totalmente un nuovo arco narrativo con questo personaggio chiamato il Signore Oscuro, un essere sbucato fuori quasi letteralmente dal nulla, eccolo qui, che ricorda un po' il sogno, a me ricorda veramente tanto Morfeo, sogno degli Eterni, appunto, di Sandman. Tra l'altro inizialmente pensavo addirittura che fosse proprio lui, in quanto entrambe le storie fanno parte dell'universo della Vertigo. E tu sta a vedere che si sono inventati questo crossoverone a mia insaputa, che non me ne ero mai accorto, non me ne sono mai reso conto. A quanto sembra, appunto, le favole in questo numero si trovano in serie difficoltà, perché appunto non possono più tornare nel loro regno natio in seguito ad alcuni fatti, che non sto a spoilerarvi, e quindi devono trovare anche un modo per cominciare a fronteggiare questo Signore Oscuro, questo pericoloso essere che si è da poco risvegliato, e sembra che faranno, affidamento su quelli che sono gli abitanti del 13° piano, se non mi ricordo male, che è praticamente un piano praticamente inaccessibile dell'albergo in cui vivono tutte le favole, appunto, che si sono trasferite a New York vivendo insieme a noi esseri comuni mortali. Tutto quanto abitato da streghe, maghi, tutti quanti provenienti da folklore e favole, appunto, di tutto il mondo, che si occupano appunto di usare e sfruttare la magia per proteggere appunto Favolandia e i suoi abitanti. In particolare qua sembra che Baba Yaga giocherà un ruolo abbastanza importante. Eccola qua, dentro il suo bel calderone, con il suo mortaio in mano. Ripeto, a me piace sempre un sacco, ve lo dico, lo ripeto tutte le volte, sono stracontento di essermi veramente infilato in questo loop di Fables, grazie appunto proprio a questa nuova edizione di Panini. Mi pento quasi ogni tanto, lo dico spesso, di non essermela presa in quello della Lion, nel formato cartonato pubblicato da Lion, perché insomma, essendomici così tanto affezionato, essendomi preso così tanto bene con questa storia, mi piacerebbe anche averla in un bel formato cartonato, un po' come sono stati fatti anche tutti gli altri volumi deluxe appunto delle storie Vertigo della DC. Eccolo qua, questo è il nostro Signore Oscuro, veramente perfido e malvagio, e ripeto, sono stracurioso ogni volta che arriva un nuovo numero di Fables, proprio mi ci butto a pesce, perché mi gasa sempre un sacco, mi piace sempre un sacco vedere un po' come se la cavano i nostri personaggi. Tra l'altro a livello grafico anche qua mi fa veramente impazzire, perché Bill Willingham, se non mi sbaglio, no, Mark Buckingham, il disegnatore, è stra kirbiano. Guardate per esempio come disegna questo troll, questo orco, non solo nella sua fisicità, ma anche in quelli che per esempio sono il suo martello e i suoi vestiti. Mi ricorda tantissimo un personaggio sbucato fuori proprio dal quarto mondo, piuttosto che
appunto di Apocalypse, ecco. Però mi piace veramente veramente tanto anche dal punto di vista grafico, perché è uno stile che si adatta perfettamente proprio anche a questo genere di, anzi anche a, come dire, momenti un pochino più emotivi, un pochino più particolari, oltre che scene di combattimento, paginone a effetto, proprio con quel fangheroni, scene di battaglia, di combattimenti magici, insomma, lo trovo molto calzante anche in pagine appunto un pochino più easy, un pochino più tranquille. Ho parlato prima del Quarto Mondo perché mi sono fatto completamente tentare da un altro fumetto uscito proprio questa settimana, pubblicato sempre da Panini DC, che è Camelot 3000 di Make W. Barr e disegnato da Mr. Brian The War The War sì, Mr. Brian Watchman Bolland, ce la posso fa. Eccolo qui, questo formatone bello bello di Panini, credo che sia nella linea no, non sono gli Absolute, neanche DC Library, non lo so, non lo so, non lo dico, così mi salvo. Appunto pubblicato proprio questa settimana da Panini al prezzo di 35 euro, che comprende tutti e 12 i numeri della serie. Questo mi ricordo che già nella vecchia edizione Planeta, mi pare, mi stuzzicava veramente molto. C'era questa bellissima immagine in copertina, eccola qua, con quella che è appunto la tomba di Re Artù, perché proprio di questo si parla del risveglio di Re Artù, dei Cavalieri della Tavola Rotonda e anche qua un po' di tutti i personaggi che fanno parte del ciclo bretone. In un futuro, appunto, nella nostra Terra, nel 3000, quando il nostro pianeta viene invaso dagli alieni, e questo giovane ragazzo, completamente a sua insaputa, cercando rifugio in una, mi pare, in una grotta in Inghilterra, risveglia appunto niente po' di meno che sì, ciao, Arthur Pendragon, il signore della Tavola Rotonda, il signore di Camelot, insomma. E questi due, re e scudiero, letteralmente cominciano a prendere, andare in giro per il mondo a risvegliare quelli che erano i cavalieri e i personaggi che appunto fanno parte, ripeto, delle storie di Re Artù. Ed è una cosa estremamente vicina, diciamo, un po' all'idea kirbiana, non solo perché appunto c'è questo voler riprendere un po' antiche leggende, antichi miti, riportarli un po' nella nostra contemporaneità, un po' come è stato fatto dal re dei comics proprio negli Eterni, e andando anche a risvegliare queste coscienze sopite per secoli e secoli, insomma, ma anche proprio nella sua impostazione, mettiamola pure così, creando una vera e propria quasi famiglia, letteralmente, un po' come era appunto tutto il discorso degli Eterni, il discorso dei nuovi dei, insomma, di non mi ricordo mai come si chiama la città dove vivono i nuovi dei, ma mi ricordo soltanto Apocalypse. E appunto, cosa interessante è vedere il nostro bravo Re Artù che va in giro a reclutare, rireclutare, anzi, tutti i suoi cavalieri, che tra l'altro si sono reincarnati, compreso Merlino, in diverse personalità. C'è chi si è risvegliato nel corpo di un generale militare, c'è chi è un prigioniero vittima di mutazioni genetiche, addirittura c'è chi si risveglia nel corpo di una persona pronta a sposarsi, oppure ancora un personaggio maschile, che ovviamente non mi vado a dire chi è, che si ritrova a essere diventato fondamentalmente una donna. Quindi sicuramente ci sono anche in campo tutta questa serie di dinamiche. C'è chi, per esempio, si ritrova ad avere una famiglia fondamentalmente senza averla mai nemmeno desiderato, senza sapere proprio di averla. E sarà sicuramente molto interessante vedere come si svolgeranno appunto tutte queste dinamiche. Sono veramente molto molto curioso. Poi mi gasano un sacco appunto tutte queste pagine. Insomma, da piccolino sono sempre rimasto molto affascinato appunto dai racconti di Re Artù, della Tavola Rotonda, della Spada nella Roccia, ovviamente, è sempre stato uno dei miei film preferiti della Disney, una delle mie storie preferite in generale della nostra letteratura mondiale, fondamentalmente. E tra l'altro, però, non ho mai letto il ciclo arturiano nella sua completezza, e dovrei farlo prima o poi. So che ne esistono diverse versioni. Se qualcuno di voi li ha letti, mi faccia sapere qual è la versione più adatta. Ecco, raccontatemi un po' anche questo genere di cosucce. Però, appunto, mi piace. Poi, Madonna Santa, cioè, Re Artù che tutto duro, tutto forte, che sventra un aereo da guerra, insomma, è una roba. Cioè,
molto molto figa, robe che ci piacciono a noi, che ci piacciono assai. E ripeto, non credo proprio che non ci sia bisogno di darvi altri consigli riguardo a questa storia, perché sembra essere veramente molto molto interessante. Mi viene da dire quasi che sia un po' un classico fondamentalmente. Non sapevo minimamente fosse disegnato da Brian Bolland nelle mie premesse. Vedendo la copertina, sì, chiaramente è abbastanza riconoscibile come stile. Mi piace molto questo stile così rotondo. Non so poi se si colora e inchiostra da solo, ma mi è sempre piaciuta molto anche questa capacità di tridimensionalità, appunto, di questo autore, che credo sia inglese. Però mi intriga veramente veramente tanto. Questa sarà sicuramente una delle prossime cose che leggerò nei prossimi giorni, e vi farò sapere un po' cosa ne penso. Fatemi sapere invece voi cosa avete comprato e letto nel corso di questa settimana. Mi raccomando, come sempre, i commenti sono qua sotto a vostra disposizione per poterlo fare. In descrizione ci sono questi ed altri link per arrivare appunto a questi ed altri fumetti per poterli recuperare su Amazon. E sempre in descrizione ci sono anche i miei link Instagram. In particolare, come sapete bene, è quello che cerco di utilizzare di più. Mi sforzo di essere più social, mi sforzo di portare i miei gargarismi sui fumetti anche in quei lidi. E ovviamente in descrizione ci sono anche i link per la nerderia di Pavia. Quindi, come al solito, siete di queste parti o bazzicate qua, magari per vacanze, visto che si avvicina l'estate, volete farvi un giro fuori porta, in una padana con le zanzare, l'umido, venite a trovarci. Io vi saluto, vi ringrazio perché mi sto sciogliendo, e vi rimando a un prossimo video. Ciao belli.